Aprire la camera di stampa e rimuoverne la piattaforma con cautela, assicurandosi di sorreggerla in modo da non esercitare alcuna pressione sulle viti. Se il modello non aderisce al piano, è necessario irruvidire la superficie della piattaforma con carta vetrata di grana 80, prima orizzontalmente, poi verticalmente. Controllare con la punta delle dita se la superficie è abbastanza ruvida e ripetere i passaggi finché necessario. Una volta terminato, assicurarsi che la piattaforma sia perfettamente pulita e reinserirla nella stampante. Infine, calibrare l'asse Z prima di avviare un nuovo processo di stampa. Dopo aver rimosso la piattaforma di stampa e la vaschetta portaresina, assicurarsi che l'asse Z stia completamente in alto. In caso contrario, selezionare Set Axis, impostare il numero visualizzato sul touchscreen su 10 mm e servirsi delle frecce per far salire l'asse Z. A questo punto, pulirla con carta assorbente e infine, riposizionare la piattaforma di stampa e la vaschetta. Rimuovere la piattaforma di stampa e la vaschetta portaresina. Dopodiché, selezionare Set Axis, premere sulla seconda icona e mentre l'asse Z si muove verso il basso, lubrificarla ogni 20 o 30 mm. Successivamente, effettuare la calibrazione premendo nuovamente su Set Axis e sulla seconda icona. Selezionare il CD test e poi la prima icona a sinistra. Quando sul display appare un riquadro azzurro, verificare che tutte le lampadine LED siano accese. Il display deve essere completamente illuminato senza punti neri o simili. Selezionare l'icona in alto a destra. Le lampadine LED devono accendersi sotto lo schermo LCD, ma il display non deve illuminarsi. Il test è infatti completato con successo solo se la luce UV viene completamente schermata. Selezionare l'icona in basso a destra e una griglia azzurra apparirà sul display. A questo punto, verificare che tutte le linee siano visibili e regolari.